Da oggi scatta il Super Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro. Per 50 non vaccinati a rischio multe, il governo nazionale è sempre più rigido con i non immunizzati. Più manodopera la ex Fiat di Termoli, il gruppo Stellantis richiama gli operai in cassa integrazione per l'aumento delle richieste sul mercato automobilistico. Contrastare il problema dell'inquinamento nella piana di Venafro, nuova discussione sul tema fra ritardi e proroghe a rischio la salute dei cittadini e del territorio. Il Campobasso nel calcio di Serie C affronterà questa sera il Monopoli alle 21 allo stadio di Contrada Selvapiana, una partita importante per tentare di risalire in classifica. Buongiorno a tutti e ben ritrovati con il telegiornale di TLT, e lo abbiamo visto anche dai titoli. Da oggi scatta il Super Green Pass per lavorare, oltre 2500 molisani ancora non in regola, senza vaccino, guarigione dal Covid, gli over 50 non possono più accedere ai luoghi di lavoro, ma andiamo a vedere nel dettaglio. Nuove regole per gli italiani per prevenire il contagio da Covid-19. Da oggi chi viene trovato al lavoro senza certificato verde rafforzato rischia, se over 50, una multa dai 600 ai 1500 euro. Sanzioni previste anche per il datore di lavoro. È necessario essersi vaccinati o guariti dalla malattia. Stop alla corsa ai tamponi, perché questo tipo di lasciapassare, a differenza del precedente Green Pass base, non può essere ottenuto con un tampone rapido o molecolare. Insomma, regole più rigide per imporre la vaccinazione alla categoria degli over 50. Intanto il Molise è ancora in zona gialla e al momento è necessario frenare i contagi. Il colore difatti cambia quando l'incidenza dei positivi supera i 50 casi ogni 100.000 abitanti e se, contemporaneamente, il tasso di occupazione di terapie intensive e dei ricoveri in area medica supera il 10 e il 15% dei posti disponibili. Ancora decessi nelle scorse ore, cresce anche la percentuale dei posti letto in terapia intensiva occupati dai pazienti Covid. Sono poco più di 7.000 gli attuali positivi in Molise, oltre 2.000 le persone in isolamento. Intanto, dalla capitale si dà il via libera alle nuove misure da inserire nel decreto mille proroghe. Tra queste sarà presente anche quella del bonus per l'assistenza psicologica. Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, spiegando che il governo sta affrontando il grande tema della salute mentale nell'area della pandemia. In questi anni, 8 italiani su 10 hanno dichiarato di aver avuto malesseri dopo la pandemia, un crescente disagio confermato anche dai dati. Secondo il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi, in questi anni sono molti quelli ad aver sviluppato problemi di malessere psicologico strutturato. Nel 99,8% le persone sottoposte a vaccinazione anti-Covid sono presenti i livelli di anticorpi, lo rileva una nuova indagine condotta su 10.000 dipendenti di Città della Salute e Università di Torino per valutare la risposta immunitaria della vaccinazione nella popolazione. Lo studio, che ha preso il via nel maggio del 2021, rileva anche la persistenza di una risposta cellulare complessiva superiore al 70%. A distanza anche di 8 mesi dalla vaccinazione. E parliamo sempre di sanità e strutture sanitarie, mettere in sicurezza i medici ed infermieri negli ospedali ambulatori da vili aggressioni. Il sindacato UGL prende in considerazione la possibilità di collocare dei posti fissi di agenti delle forze dell'ordine per evitare spiacevoli situazioni in aumento nel paese. L'inasprimento delle pene per chi commette atti di violenza sugli operatori sanitari attraverso la legge 113 da sola non basta. Bisogna intervenire per creare percorsi accessibili nei nosocomi al solo personale sanitario in modo da evitare possibili contatti con gli utenti. E restiamo sempre in tema di sanità. Un investimento complessivo di 320 milioni di euro finanziato da fondi pubblici per la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano, Lanciano e Vasto. È quanto annunciato dal presidente della giunta regionale abruzzese Marco Marsilio dopo l'approvazione della proposta di accordo per i nuovi ospedali. Il progetto, soprattutto quello tra Vasto e San Salvo, era stato presentato 2 mesi fa e si tratterà di una svolta importante
importante per la sanità abruzzese, ma non solo, anche per quella molisana. 4 sono gli interventi messi a programma che dovrebbero concludersi entro il 2027, attività queste che potrebbero però mettere nuovamente in difficoltà anche il futuro del nosocomio del San Timoteo di Termoli. E cambiamo argomento, adesso parliamo di lavoro, più manodopera la ex Fiat di Termoli. Il gruppo industriale Stellantis richiama gli operai in cassa integrazione per l'aumento delle richieste sul mercato dell'automobile. Turni lavorativi in ripresa alla Stellantis di Termoli. Nella ex fabbrica metalmeccanica Fiat FCA sale la richiesta dei vertici aziendali di altre tute blu, che andranno a colmare le richieste del mercato automobilistico nazionale ed estero. Da lunedì 28 febbraio il montaggio T4 passerà 20 turni settimanali. Invece, per quanto riguarda l'unità motori V6, sarà necessario il lavoro straordinario nei padiglioni di Rivolta del Re nelle giornate di sabato 19 e sabato 26, sempre di questo mese. Per il montaggio GSE, oltre i 12 turni, verrà richiesto, su base volontaria, il presidio di un mini turno di notte. Dopo settimane di dubbi e incertezze sul futuro occupazionale a Termoli, il gruppo Stellantis continua a contattare i dipendenti attualmente in regime di cassa integrazione e che, per fare fronte alle continue richieste del mercato industriale, ha la necessità di avere sulle linee di montaggio della fabbrica ulteriori 100 operai provenienti dallo stabilimento avellinese di Pratola Serra. Il sindacato UGL proclama il secondo sciopero nazionale nella giornata di venerdì 25 nel comparto del trasporto pubblico urbano ed extraurbano. La protesta nasce dalla richiesta per il rinnovo del contratto di lavoro. Lo sciopero di 24 ore interesserà sia gli uffici che le officine, tranne che dalle 5 alle 8:30 del mattino e dalle 13 alle 15:30 del pomeriggio. E parliamo sempre di autobus, ma ad emissioni zero. Dal Ministero dei Trasporti in arrivo poco meno di 4 milioni di euro. Risorse a disposizione del Comune di Campobasso nella ripartizione fatta con il decreto del Ministero dei circa 2 miliardi di euro dei fondi del piano di ripresa e resilienza. Fondi messi a disposizione dalle amministrazioni locali per l'acquisto di mezzi con alimentazione elettrica o ad idrogeno, alla realizzazione di infrastrutture di supporto all'alimentazione. E torniamo a parlare dell'inquinamento e di come contrastare quello nella piana di Venafro, il punto della situazione sull'emergenza ambientale tra rallentamenti e nuovi dati. Ma ascoltiamo le interviste. Contrastare il problema dell'inquinamento nella piana di Venafro. Si discute sul da farsi ed emergono preoccupazioni circa il rallentamento dei lavori. L'inquinamento da polveri sottili continua a destare preoccupazioni, una vera piaga per il territorio e per la salute dei cittadini. Abbiamo voluto raccogliere le sollecitazioni provenienti dai cittadini, dalle altre associazioni ambientaliste del territorio, affinché possiamo trovare fronte comune e una strada comune per questa emergenza. L'emergenza ambientale sul territorio di Venafro va avanti da troppi anni, ed è necessario che la politica e le istituzioni competenti arrivino a trovare e a dare delle risposte per i cittadini. I cittadini chiedono risposte, i cittadini chiedono impegni concreti, seri, affinché questa situazione, questa emergenza ambientale che purtroppo va avanti da anni, possa arrivare finalmente ad una conclusione. Ne abbiamo ascoltate tante, ne abbiamo ascoltate troppe, e purtroppo le risposte concrete, politiche attive a difesa del territorio, a difesa dell'ambiente, sono carenti. A parte lo studio epidemiologico e a parte qualche superficiale apparizione da parte dei nostri rappresentanti regionali, purtroppo è necessario che le risposte serie e concrete arrivino per il territorio e per i cittadini. Non è possibile continuare a morire di ambiente, non è possibile che per far fronte all'inquinamento ancora una volta dobbiamo riunirci. Il primo cittadino, Alfredo Ricci, parla di rallentamenti dovuti alla pandemia e di proroghe chieste al CNR per il completamento del monitoraggio.
Il CNR ci ha chiesto a novembre una proroga fino al 30 maggio, giustificando con tutte le problematiche che avevano incontrato come rallentamento per il periodo della pandemia. Noi abbiamo ritenuto di dover concedere sicuramente questa proroga minima, perché il lavoro che sta facendo il CNR è un lavoro importante, un lavoro sul quale noi siamo stati in prima linea insieme a loro, anche per creare le giuste relazioni e lo scambio di dati non solo con i comuni ma anche con l'ASREM per i dati sanitari e con l'ARPA per i dati ambientali, e quindi sappiamo che stanno procedendo e sono addirittura d'arrivo. Abbiamo insistito fortemente perché oltre le centraline fisse che a Benafro ci sono e che dovevano assolutamente essere lasciate nel numero di due, e così è stato, fosse aumentato e migliorato il monitoraggio attraverso la messa in funzione di centraline mobili all'avanguardia. Abbiamo su questo ragionato molto nei mesi scorsi, e in particolare negli ultimi due anni, più in generale con ARPA Molise e con la Regione Molise. C'è stato questo investimento della Regione e dell'ARPA sull'acquisto di queste due centraline che, mi diceva il direttore generale nuovo dell'ARPA, saranno consegnate il prossimo mese di aprile. Sono centraline importanti perché innanzitutto consentiranno una maggiore presenza diffusa sul territorio, non solo localizzata in quei punti in cui ci sono le centraline fisse, ma soprattutto perché sono all'avanguardia da un punto di vista tecnologico e consentiranno in maniera continuativa la caratterizzazione delle polveri, quindi ricollegare le polveri alle cause da cui provengono. Questo è molto importante per poter avere un monitoraggio che non sia solo quantitativo ma anche qualitativo. La Cittadinanza Attiva aggiunge un ulteriore documento su alcune criticità relative alla realizzazione della centrale operativa territoriale, uno strumento nuovo e più funzionale per la tutela della salute delle persone. Ma andiamo a vedere. Cittadinanza Attiva Molise interviene sulle varie scelte che caratterizzano le direzioni in materia della salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Entra subito nell'evidenza delle criticità per la realizzazione della centrale operativa territoriale che, come precisa la missione 6 del piano, è di fatto una delle centrali di coordinamento, dunque un asse su cui poter poggiare la nuova medicina extraospedaliera. Un nuovo rapporto con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, ma anche un rilancio del distretto sociosanitario, lo strumento che rappresenta la connessione tra tutti gli attori del sistema per la condivisione dei dati clinici. Una sanità che necessita di essere riprogrammata, dotandola di una visione che sia momento presente e prospettiva futura, con al centro la necessità di salute dell'intera popolazione. Una gestione alle cure che non si sviluppi soltanto negli ambiti ospedalieri, ma sia incentrata sulla medicina territoriale, con il paziente cittadino perfettamente al centro dell'attenzione e della cura. Per Cittadinanza Attiva il progetto dell'ASREM non sembra però andare in questa direzione. Contro l'impennata dei prezzi di gas, energia elettrica e beni di prima necessità, tornano in piazza alcuni movimenti spontanei della regione per far sentire la loro voce. Lo faranno dopodomani, giovedì mattina, attraverso un'iniziativa di sensibilizzazione dinanzi il Palazzo del Governo in Piazza Pepe a Campobasso. I comitati chiederanno al prefetto di farsi portavoce verso il governo nazionale, di mettere in campo la riduzione dell'IVA, l'aumento degli stipendi mensili e l'adeguamento delle pensioni minime. L'Associazione degli ex consiglieri regionali ha proposto un'iniziativa che tende a creare un gruppo di analisi e studio utile alla conservazione della biodiversità. Andiamo a vedere l'intervista. Una proposta interessante che si indirizza ai percorsi di conservazione della biodiversità nel nostro territorio, quella formulata dall'associazione che raccoglie gli ex consiglieri regionali. L'ha spiegata il suo presidente Gaspero Di Lisa, che ha sottolineato la scelta organizzativa di una commissione che, nell'impegno collettivo, studia ed elabora le iniziative da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale per la necessaria attività legislativa. Il Molise ha avuto questo dono dal Padre Eterno e quindi è opportuno che lo metta a reddito, lo metta a frutto, perché parliamo tanto di mancanza di occupazione, che dice che siamo
arretrati, eccetera, ma noi abbiamo il migliore ambiente possibile in questi tempi, non solo, ma tutti gli altri lo apprezzano e noi forse lo valutiamo poco. E io ho pensato di rivolgermi a voi, perché secondo me la stampa è un poderoso strumento per arrivare capillarmente pure nelle contrade più disparate. E devo dire pure che non è che si comincia con l'anno zero. La premura che ha avuto il Parlamento, e sinceramente credo che un grazie va dato, anche se sono passati 3 anni per discutere il problema, ma in ogni caso vuol dire che pure noi come regione veniamo rafforzati, perché avremo una ragione in più per dire che il Molise merita la sua autonomia, perché di biodiversità come quella molisana pochi ce ne sono, anzi dovremmo dire che rispetto al territorio il Molise ha una ricchezza di biodiversità che la rende unica, speciale nel quadro delle regioni europee. Ci spostiamo adesso a Campomarino per parlare della ricostruzione della scuola Carriero e il nuovo sistema di raccolta differenziata. La giunta comunale ha approvato 2 progetti. Per quanto riguarda il primo intervento, è stato approvato il progetto di fattibilità per un impegno di spesa di poco superiore ai 2 milioni di euro per il raggiungimento del comfort nell'abitabilità, nel risparmio energetico. Nel secondo progetto riguarda invece un sistema di raccolta differenziata che andrà a separare automaticamente le frazioni per la raccolta dei metalli. Gli amministratori del comune di Macchia di Isernia sono giunti ormai a metà del loro mandato elettorale. Diversi gli impegni e le opere da concludere nel paese alle porte del capoluogo dell'Alto Molise. Vediamo. Si è parlato prima della manifestazione della scorsa settimana per quanto riguarda no al bullismo, però Macchia ha aggiunto anche un altro traguardo, quello di fare la guerra alla plastica. Sì, noi tra le altre cose abbiamo risposto positivamente ad un bando ministeriale dove praticamente c'era la possibilità di richiedere questi mangiaplastica che permettono appunto ai cittadini di consegnare la plastica ed avere anche degli sconti sulla Tari, quindi è un doppio incentivo, diciamo, pulire l'ambiente e pagare meno tributi. Quanto sarete operativi? Allora, il decreto è stato pubblicato da poco, quindi adesso arriveranno tutte le attuazioni e penso nei prossimi mesi saremo pronti per acquistare il macchinario e poi mettere a regime tutto ciò che riguarda anche gli sconti sulla Tari. Ad oggi come vanno le cose? Hai un ruolo piuttosto importante? Ad oggi siamo giunti alla metà mandato sostanzialmente, sono 2 anni e mezzo che lavoriamo, di cui purtroppo 2 anni in gestione dell'emergenza, però nonostante questo noi abbiamo portato avanti diversi progetti, per ultimo diciamo, abbiamo aggiornato il nostro sito web comunale e tra le varie cose adeguandolo diciamo, a quelle che sono le linee guida dell'AGID. Abbiamo creato anche una sezione che riguarda proprio i nostri progetti, quindi progetti completati e progetti in fase di completamento che hanno già ricevuto dei finanziamenti, quindi o comunali oppure da altri enti. Parliamo di oltre 3 milioni e mezzo di euro con diversi progetti e quindi diciamo stiamo lavorando. L'interlocuzione con la regione? Per il momento diciamo che ci troviamo abbastanza bene, non abbiamo avuto grossi problemi, riusciamo a dialogare su quelle che sono le iniziative anche a livello nazionale. In queste ore stiamo lavorando sui bandi del PNRR per i borghi, per la riqualificazione dei borghi, sia per la linea A che prevede 20 milioni di euro per singolo borgo e sia per la linea B insieme ad altri comuni. Il comune di Agnone riceverà la ricca donazione dell'archivio privato di Domenico Lanciano, fondatore dell'Università delle Generazioni, documenti, libri e riviste del 1981 della storia locale molisana, specialmente riguardo ai temi dello spopolamento e dell'emigrazione. Ma andiamo adesso a vedere le previsioni del meteo. Thank you.
La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, specialisti delle batterie e degli accumulatori e in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Cielo nuvoloso e fenomeni temporaleschi oggi sul Molise, dalla sera cielo coperto. Le temperature odierne sono comprese fra la minima di 5 gradi a Campobasso e la massima di 16 gradi a Termoli. Domattina deboli miglioramenti climatici sulla regione. Tendenzialmente mosso il mare Adriatico, venti da deboli a moderati meridionali. Ottava giornata di ritorno, oggi pomeriggio nel calcio di Serie C, vediamo le partite in programma nel raggruppamento meridionale. 27esima giornata nella Lega Pro, Picerno Latina, Juve Stabia Catania, Monterosi Messina, Catanzaro Paganese, Fidelis Andria Potenza, Foggia Palermo, Turris Bari, Vibonese Taranto, Francavilla Avellino e Campobasso Monopoli. La classifica, Bari sempre in testa a 52 punti, Catanzaro e Avellino a 45, Francavilla 44, Monopoli 43, Palermo 42 punti, Turris 39, Picerno 36, Latina 35, Taranto 34 punti, Juve Stabia e Foggia 33, Catania 29, Campobasso e Monterosi 27 punti, Paganese 26, Messina 23, Potenza 21, Fidelis Andria 19, Vibonese 16 punti. Il Campobasso affronterà il Monopoli notturna alle 21 allo stadio di Contrada Selvapiana. A dirigere il confronto il fischietto padovano Lovison, nei rossoblu il tecnico Mirko Cudini. Potrà tornare a fare affidamento sul difensore Menna e sui centrocampisti Tenkorang e Persia. Squalificato invece il capitano Bontà, che a Pagani ha rimediato un'altra espulsione per la somma e ammonizioni. Per uscire dai bassi fondi della classifica i molisani avrebbero bisogno di un successo, ma i pugliesi sono una squadra con il reparto difensivo tra i migliori del raggruppamento e viaggiano da inizio stagione in zona playoff, appena 20 le reti incassate. L'Agnonese vola in classifica e raggiunge in vetta il Termoli nel calcio di eccellenza. Con il campo di pietra e l'Isernia si completa il lotto per l'accesso in Serie D. Domenico Pizzulli è autore anche di una rete nella goleata contro il Castel di Sangro, una partita semplice, ma non l'avete presa sotto gamba. No, assolutamente no, perché comunque in settimana i mister ci mettono sempre all'allerta di qualsiasi avversario che affrontiamo. L'abbiamo preparata nei miglior modi possibili, abbiamo dimostrato in campo anche con un risultato comunque ampio, però abbiamo giocato dal primo minuto con l'intenzione di fare questi tre punti. Dove può arrivare questa squadra? Dove può arrivare è una bella domanda. Noi pensiamo domenica per domenica, mettiamo tanta voglia, determinazione per arrivare il più in alto possibile. Una squadra molto giovane, ma sa il fatto suo sul campo. Sì, assolutamente, sono comunque ragazzi di... siamo giovani, abbiamo tanta voglia, questa è la differenza che forse molte squadre non hanno rispetto a noi, abbiamo voglia, determinazione anche di farci conoscere per avere più possibilità anche negli anni futuri di avere squadre importanti oppure di avere una possibilità anche di crescere e maturare. A proposito di differenze tra voi, il Termoli, il campo di pietra che al momento sembrano le più accreditate verso l'alto? Ma le differenze si vede partita per partita alla fine. Noi pensiamo a noi, domenica per domenica, e poi quello che verrà, verrà. Capitano, una partita subito in discesa per la sua squadra. Siete stati sempre sul pezzo, non avete lasciato nulla di intentato contro un avversario modesto.
L'importante era non sottovalutare l'avversario e abbiamo ottenuto 3 punti importanti che ci proiettano in alto in classifica. C'è una certa emozione da parte tua, non solo la vittoria, non solo una squadra che comunque gioca ai vertici, gioca anche bene in questo torneo di eccellenza, la società ti ha voluto anche premiare con la fascia di capitano, cosa pensi? Niente, sono onorato di indossare questa fascia gloriosa e ringrazio la società per la fascia e spero di ripagare la fiducia in campo. Nell'ultimo confronto casalingo al Civitelle contro il Castel di Sangro, record negativo di pubblico pagante per la società dell'Olimpia, eppure l'agnonese del presidente Mario Russo ha ripreso al primo posto il Termoli nel torneo di eccellenza, anche se gli adriatici dovranno recuperare la gara non disputata contro il Guglionesi. Trivento in fiducia per i 3 punti conquistati contro l'ex capolista del torneo di promozione Virtus Gioiese. La società guarda con ottimismo a questo girone di ritorno. Gabriele Molinaro, una soddisfazione enorme battere la capolista Virtus Gioiese con una squadra non al completo la vostra, ma grande cuore e partita di grande sostanza. Sì, i ragazzi hanno messo in campo dal primo minuto la massima grinta e sì, naturalmente abbiamo lottato su ogni pallone, abbiamo avuto diverse occasioni, forse meritavamo di segnare prima e poi alla fine siamo andati anche in svantaggio, siamo stati bravi a recuperarla e il mister l'avevano preparata questa partita nel migliore dei modi. Loro una squadra molto attrezzata, naturalmente che puntano a vincere questo campionato, però diciamo alla fine siamo usciti con cuore e grinta e questo ci ha permesso di vincere questa partita. Un grande applauso ai ragazzi che hanno dato il massimo. Cosa significa per la squadra, per la società, la dirigenza, questi 3 punti? Cosa può cambiare nel girone di ritorno? Beh, all'andata andammo da loro a giocare e prendemmo una brutta sconfitta perché avevamo problemi di difensori centrali. Questo girone di ritorno penso che diciamo anche con la squadra al completo avremo la possibilità di toglierci qualche soddisfazione. Pur vero che oggi veniamo da una settimana dove abbiamo comunque disputato 3 gare, Campomarino, poi in casa mercoledì il recupero con i Donkes e oggi questa partita, quindi comunque la squadra era comunque diciamo stanca. Però ecco, la voglia di vincere, perché comunque se lo meritano, sudano, si allenano e ci permette ecco, di fare anche un passo in avanti con questi 3 punti aggiuntivi di questa partita di oggi, che alla fine se non giochi la partita non ci speri, sai, tu sei lì giù e hai 20 punti e loro vengono da capolista, quindi diciamo moralmente ti potrebbe uccidere questa cosa, invece i ragazzi sono stati carichi al massimo. Resta per la Virtus Gioiese una delle migliori, delle squadre più qualificate per il salto di categoria? Beh, lì davanti se la giocheranno loro, Campomarino, Turris, la stessa San Pietro in Valle, ecco, poi il Petacciato ha perso il recupero mercoledì a Ribalimosani, altrimenti avrebbe avuto l'occasione di agganciare anche lui la vetta, quindi però diciamo secondo me le partite se le dovranno giocare tutti perché ogni partita è a sé, quindi oggi può darsi che la Virtus dopo la partita di andata dove avevamo perso il risultato tennistico, oggi pensavamo, dice, andiamo a Trivento, avremmo una vittoria facile, invece siamo stati bravi, diciamo, a ribaltare la situazione. Nel campionato di pallacanestro di Serie C Gold sorridono le due molisane. L'Isernia vince in casa del fanalino di coda Farnese 75-59. Il Termoli invece supera in casa il nuovo basket aquilano 79-51. Per la 7ª giornata di ritorno l'Isernia giocherà il prossimo turno contro la capolista Amatori Pescara, mentre i termolesi saranno di scena sul parquet del Pescara Basket. 16 punti in classifica finora per l'Isernia, appena 4 quelli degli adriatici. Martina Piazza e Marzia Salvatore, pattinatrici del CUS Molise, sono state protagoniste del raduno tecnico nazionale a Pescara riservato alla categoria allieve, un biglietto da visita importante per entrambe sul quale costruire in futuro qualcosa di interessante. Il raduno della nazionale giovanile di pattinaggio femminile è stato un momento di confronto molto interessante per le due atlete del CUS Molise.
La formazione Under 19 del CUS Molise vince 4-3 sul campo dell'Alma Salerno e consolida così la quarta posizione alle spalle del Napoli, attualmente in terza piazza. Domenica 20 ad Eboli c'è un altro scontro importante per il quintetto molisano allenato da Di Stefano, con l'intento di allungare la serie positiva. E con questa notizia è tutto, termina qui l'edizione del giorno del telegiornale di TLT. Io come sempre vi ringrazio e vi rimando alle prossime. Arrivederci.